iniziando il big match in Serie D che vede affrontarsi Club Loco contro Turmientos, due squadre dall'alto potenziale. Ricordiamo Turmientos secondo in questo campionato, Club Loco che attaccano le caviglie a meno due se non mi sbaglio. Ci vediamo un primo fallo fischiato a favore degli uomini in maglia rossa. Poggia Celentano si scorda Palmese sul mancino, palla che carambola al lato, ottima occasione per entrambi, tocca vicino per Celentano il destro e qui c'è la parata di Candice, davvero sì di andarsene, poi Guaglietta buca l'intervento, attenzione ancora Palmese prova a servire Russo c'è, ma c'è anche Candice, ottima parata, Guaglietta ancora si accentra, Guaglietta ha visto la carica, Guaglietta prova ad andarsene, il palo favorisce i suoi, attenzione Barriale destro di poco al lato, ottima occasione per i Turmientos, Russo Raggi tocca a Ricciardi prestato, il fugge a Celentano cerca spazio, pressing in alto dei Turmientos che sembrano instancabili, infatti sì, attenzione Barriale il destro, la rete di Barriale che rompe l'equilibrio iniziale portandole subito avanti alla classifica capocannoniere, difendendo ottimo titolo questa sua supremazia. Russo sta alla porta, si gira, Russo vince il rimpallo, ancora Russo, Candice e poi corre Ale Palmese, attenzione Palmese ancora Barriale, Palmese mancino, una saetta che termina fuori, Celentano ancora si appoggia a Palmese prova ad andare sulla di sinistra, il mancino, la decisione decisiva di Candice, c'è subito Celentano, che gol direttamente dal tocco di Palmese da calcio d'angolo, 1-1 Club Loco. No, io non ho avuto postazione perché io faccio il mio Barriale, vinta poi Gargiulo, entra subito, forza i suoi al vantaggio, 2-1 su niente, inizia tutta Guaglietta, Palmese sul mancino, direzione che per poco stava per Mastercard, poi Barriale esce ultimamente, Barriale ancora, 3-3, attenzione, Barriale punta Palmese, va sul mancino, ha finito, aveva sospetto coperto, testata da Palmese, Barriale si rifugia a Correale, Reale fa salire la squadra per riparare, attenzione Palmese si gira, appoggia Russo che intacca, ingenuità difensiva del Turmientos che vengono raggiunti due a due, attenzione Barriale Mancino, la parata di Candice, un miracolo. Sul mancino, Russo, dal limite Russo, davvero fuori di pochissimo. Reale, Palmese ruba palla, Palmese ancora si avventura, c'è Russo che è in campo aperto, regale 3-2 su, proprio sullo scadere, infatti il punteggio è appena trasformato, interrompiamo il nostro collegamento. Siamo nel secondo tempo, questa partita tra molto equilibrata e sicuramente molto emozionante nel primo tempo. Poi ha finito addirittura, c'è Gargiulo, ben piazzato Gargiulo sotto l'uomo, Gargiulo la Veronica, che classe di Gargiulo, Gargiulo ancora mette dentro Barriale, Barriale! 3-3 ancora Palmese c'è la lunga Palmese, ottimo Barriale in chiusura, Palmese ancora lì, Palmese lo prova, sempre riuscire a battere, Guaglietta prova a andarsene, palla di Ale, destro, Palmese recupera palla, attenzione Palmese Candice, vale buona del Palmese, Palmese ancora gestisce Correale, Palmese contro Correale, Palmese il mancino congelato,
Ecco Mariano, ecco si rientra per Modaffini. Modaffini ancora per Mariano. Mariale il destro, mamma mia! Mariale, per Poglietta, Poglietta temporeggia, poi viene fermata palottamente la palmista. Subito battuta per Mariale. Mariale ancora il destro! Che gol di Nicola Mariale! Sempre più bomber dei suoi e della serie di gol da manuale. Guarda Poglietta, Poglietta, attenzione, Poglietta! Poglietta, serve Gargiulo, Gargiulo, Gargiulo! E poi il salvataggio di Raggi! Pretty yummy is that you got a crush. That magic in your pants makes me blush. Looking for some trouble tonight. Tonight, Gargiulo, purtroppo sul punteggio di 4-3 per il Turmientos finisce questa partita e noi andiamo da Nicola Varriale. Sempre più bomber di questa squadra, l'abbiamo detto anche nel collegamento, sempre più bomber di questa Serie D. Raccontaci questa partita. Ma è stata una partita difficile, lo sapevamo, però l'abbiamo portata a casa. Siamo risultato 4-3, però potevamo fare anche di più. Senti, qual è stato secondo te il fattore che vi ha portati maggiormente a questa vittoria oggi? No, sicuramente Modaffini. Capitano? Migliore di squadra. Capitano? Il capitano, vabbè, tu quanti. Senti, pensi che il fatto che comunque gli avversari non avevano un portiere magari di ruolo, giocava a fido a porta, abbia favorito un po' la vostra partita? Ma non mi pare, perché comunque non ha fatto errori il portiere, anzi, ha fatto pure delle buone parate. Noi avevamo Candice in porta, perché i nostri due portieri sono fatti male, facciamo tanti auguri e gli dedichiamo questa vittoria. Senti, allora alla luce di questi tre punti, soprattutto allungate le distanze sulla diretta concorrente Club Block, che vi attaccavano alle caviglie, insomma, e a cosa pensate di riuscire ad arrivare? No, ovviamente puntiamo al primo posto, però alla fine si gioca, ci giocheremo tutto nei playoff e tenteremo di vincere il torneo. Va bene, grazie Varriale, in bocca al lupo alla squadra.